Allora, stasera presenteremo il programma dettagliato della manifestazione. Sarà un programma ricco che durerà 10 giorni, molto articolato, che accontenterà più caratteristiche di interessi. Una festa per famiglie, in sostanza, dove solidarietà, arte, cultura, cavalli, commercio, sarà un elemento che permetterà a tutti di poter godere per 10 giorni una manifestazione che io direi è un evento per la città, perché è un po' il secondo dopo il carnevale, ma soprattutto vuole porsi nella dinamica di creare delle dinamiche economiche. Non è soltanto una festa per divertirsi, è una festa che deve creare economia, e quindi noi puntiamo a far sì che il commercio, il turismo abbia una sua rispondenza proprio sul piano dell'offerta che vogliamo fare. Volevo annunciare caratteristiche di quest'anno, che come la ditta Seinox di Ettore Saghezzi l'anno scorso ha donato alla città la famosa carrozza molto grande che viene esibita sulla Fontana di Camillo, anche quest'anno ha voluto essere generoso e direi molto sensibile da questo punto di vista. E ha voluto, oltre a offrirci il gadget che servirà per la notte delle carrozze, darci una coppia molto in grande che verrà messo nella rotonda di Porta Torino, in cui si rispecchia un po' questi due ferri di cavallo molto particolari, che in fondo è l'emblema della festività del 2016, e questo grazie alla sensibilità, al cuore e anche all'arte della Seinox da questo punto di vista. Noi li ringraziamo perché questa è un'offerta alla città stessa. San Savino 2016, festa patronale, festa della nostra città, festa del popolo e festa di cavalli. Il nostro vescovo Monsignor Cerrato, con i suoi auguri, ha parlato di tutta la parte, l'importanza della parte religiosa, della festa del popolo e della festa del nostro santo San Savino. Il nostro vescovo ha ancora una volta sottolineato quella che è l'unione, la comunità di tutte le genti, cittadine e non solo, in occasione della festa patronale. Quello che quest'anno vede di diverso, e credo che l'organizzatore, il presidente dell'associazione Festa e Fiera di San Savino, Renzo Galletto, possa dettagliare molto meglio di me, però quello che vede diverso è la durata della festa di quest'anno e una nuova arena che darà spazio alla parte caratteristica della nostra fiera, della nostra festa patronale, che è la Fiera Equina. La nuova arena sarà al di là della Dora, quindi avremo gli animali sia al di qua, nell'area tradizionale dei giardinetti, sia al di là della Dora, con la partecipazione dei circoli ippici della zona e poi con delle gare di monta americana. Il resto avremo sempre la sfilata delle carrozze, una delle più importanti a livello europeo in notturna, e tanti eventi sempre più importanti e coinvolgenti, augurandoci che ogni anno sia un po' meglio dell'anno prima e che si possa divertire tutte le persone, tutte le genti, e si possa far festa noi cittadini e porediesi, e non solo, anche con chi ci verrà a trovare da fuori.